Ti amerò perché di certo ti conoscevo già. Ti amerò perché mi devo. L'arcobaleno dei ricordi, ricordare poi quando sono gli altri a ricordare è bellissimo. Ti avrò Enrico Ruggeri, che come di sempre lo avremo. Oggi Enrico, qual è il colore che ci giochiamo? Vogliamo parlare di anno, di titolo o di colore? Anno è l'83. È tre anni, cosa hai fatto questi tre anni? Appunto, infatti, il colore... Il colore è polvere e invece il colore è verde. La polvere ha poche speranze, è la fine della speranza. Per due motivi. Prima di tutto perché il verde comunque era è il colore della speranza, sì. E polvere è stato il primo disco che ho fatto con la... con la CGD, mia attuale casa discografica, eccetera. E poi devo... un LP, poi, sì, un LP. E poi devo dire, l'ho scelta perché ero al verde, completamente, perché dopo lo scioglimento dei Decibel... sei solo? Sì, dopo lo scioglimento dei Decibel ci sono stati degli anni non particolarmente felici, anche dal punto di vista professionale. Per cui Polvere è stato il momento in cui ho ricominciato a salire timidamente i gradini. Devo dire, grazie anche al Festival Bar. Per cui non hai avuto c'è stato il trampolino, sì. Sanremese, no? No, Polvere fu proprio una canzone che passò Azzurro e Festival Bar, fece questo. E qui l'ha chiamata iter. Verde, però c'era anche un po' di azzurro, ma l'azzurro ce lo giochiamo un'altra volta. Ah, certo. Senti, 83, vabbè, però è la fine di una crisi, forse, 83. Sì, perché comunque è stato il primo disco da solo che ha cominciato a avere un certo gradimento da parte della gente, fiducia in me stesso, un'equipe che si andava formando e consolidando, al di là di Silvio Crippa, che era già il mio produttore dai tempi dei Decibel, però Luigi Schiavone comincia a essere parte integrante della famiglia, e quindi diciamo che cominciavo con quell'album a avere un'identità abbastanza precisa. Ecco, e tu Enrico come lo giudicavi allora, a distanza di 7 anni, guardandoti nell'83, eri giusto oppure adesso dici potevo essere diverso? Non so. No, ero quello che ero in quel momento, cioè io in realtà se voglio ricordarmi di quello che eri allora. Sì, devo dire, ecco, se io voglio ricordarmi di com'ero in un determinato periodo, non so, l'83, non vado a guardare le foto di quel periodo, ma mi vado ad ascoltare l'album che ho scritto nell'83, quindi in realtà era esattamente lo specchio di quello che ero, ancora con le mie contraddizioni, con le infelicità che stavo vincendo, il periodo post-adolescenziale, diciamo. In cui pensavi un po' di più. Sì, sì, cominciavo gradatamente a imparare a sorridere, prendevi coscienza, insomma, delle cose, a stemperare, esatto. E diventava verde. E viva il verde, specialmente quando è polvere, quando questa polvere è di Enrico Ruggeri e non è allergica. Io mi ricordo che allora, quando l'ho intervistato, feci il giochino della polvere, che io le pighe non posso perché sono un po' allergico, e finì tutto in uno starnuto. Salute! Ha portato bene. Salute, sì, sì, Enrico. Salute. È polvere per voi, ma è una polvere verde. Non è penicillina. No. E sfioro il tavolo con una mano. Pomeriggio strano, è un desiderio che è fuggito lontano. Polvere, gran confusione, un grigio salone. In quale direzione io caccerò la polvere dai miei pensieri? E quanti misteri, coi pochi poteri che la mia condizione mi dà. Aria un po' viziata, quella finestra andrebbe spalancata. Tela rovinata e la cornice tutta consumata.
pochi ricordi, è meglio essere sordi, e forse è già tardi per togliere la polvere dagli ingranaggi, dai volti dei saggi, coi pochi vantaggi che la mia condizione mi dà. Non mi cercare, che non mi riconoscerai. 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 Non mi cercare, che non mi riconoscerai.